Buongiorno amici, in questo breve tutorial di WordPress vediamo come creare una pagina protetta da password. Allora, se noi abbiamo il nostro sito e vogliamo creare una pagina che solo i possessori di una password possono leggere il contenuto, dobbiamo andare a creare, vediamo, una nuova pagina. E la pubblichiamo. Ora, se noi apriamo il nostro sito, la pagina ancora non c'è perché devo aggiungerla al menu. Quindi vado sul menu, vedete pagina privata, aggiungi al menu, salva menu. Perfetto, visualizziamo il sito, vediamo che abbiamo creato la nostra pagina privata. Se io la apro, leggo il contenuto della pagina. Ora, questa pagina io voglio renderla accessibile solo ai possessori di una password. Quindi cosa devo fare? Torno nella mia bacheca. Quindi andiamo sulle nostre pagine. Andiamo sulla pagina che abbiamo appena creato, pagina privata, andiamo su modifica rapida, ci aggiungiamo una password, per esempio, e facciamo aggiorna. Ora ritorniamo sul nostro sito, la nostra pagina privata, noi ci clicchiamo sopra e vedete che è protetta da password. Io dovrò inserire la password che ho appena generato e in questo modo saremo in grado di visualizzare il contenuto della pagina. Quindi è un modo molto semplice per creare una pagina protetta da password e soprattutto un modo molto veloce. Vi ringrazio per la visione di questo video, se vi è stato utile questo video mettete un mi piace che mi farebbe piacere, vi ringrazio per le visualizzazioni che mi state dando e spero che siate sempre di più, così da stimolarmi comunque ad andare avanti, a condividere quelle piccole cose che imparo giorno per giorno anch'io sul web, girando sul web. Ciao e al prossimo video.